quando? Ma riprendi, guarda qua. Questo è. Questo è charm. Come si chiamava il gruppo tuo? A me. Genuino. Il gruppo genuino. Il gruppo genuino. La vita scorre tranquilla, sempre uguale, addirittura monotona. Stesse cose, stesse persone, stessi discorsi. Che vuoi di più? Le facce degli abitanti non sembrano molto allegre. Ognuno vivacchia come può. Quando hanno la luna giusta, i pozzi chiacchierano animatamente tra loro. Sentite il trio delle... Ieri sera ho sbadigliato tanto che mi fanno ancora male le mascelle. Però hai visto che giubbetto bestiale indossava la cantante? Altri pozzi sono su una diversa lunghezza d'onda. Complimenti, ieri sera ti ho visto con una tipa... Ma modestamente ci so fare, comunque non è una cosa seria. È così, tanto per passare il tempo. Però qualcuno oggi è in crisi e non vuole sentire nessuno. E basta con questi discorsi, parlate sempre delle stesse cose. È una barba che non finisce più. Ma lasciali perdere, comprati le cuffie. Che musica, ragazzi, è proprio uno sballo. Pare che sia successo qualcosa di nuovo. Allegria, ragazzi, via questi musi lunghi. Ma vi siete accorti che hanno aperto un nuovo supermarket proprio qui vicino? E che prezzi, è una vera macchia. Però chi sta fuori dal giro delle chiacchiere, delle compere e di ogni altra cosa. Tanto in questo paese tutto a nostro, tutto si consuma in fretta. Ma che c'è qui sotto? Accidenti! Con tutte queste cose non riesco a capire di che si tratta. Però che misteriosa sensazione. Anche il pozzo rossiccio fa la stessa esperienza. Toh! Che strana freschezza! Questo inizio della storia di questi pozzi che erano un po' annoiati. Vedete che qui c'è scritto riflettiamoci nei pozzi. Cioè riflettiamo su quella storia che abbiamo ascoltato, ma soprattutto vediamo noi in paragone a questi pozzi. Siamo di fronte a un paese molto strano e ovviamente ogni pozzo è simbolo di una esistenza, è simbolo di una persona. È come se fossimo noi quei pozzi che stanno sempre uno accanto all'altro, però i pozzi non si incontrano mai. Io lo dico sempre, avete presente due binari del treno? Come sono quelle due linee? Sono parallele, brave. Qual è la caratteristica di due linee parallele? Sono vicine ma non si toccano. Sono vicine ma non si incontrano mai. Noi nella nostra vita possiamo avere il rischio di vivere accanto ad una persona, come può essere il papà, la mamma, il fratello, la sorella, la parrocchia, il parroco, l'amico, il vicino di casa, e non incontrarci mai. E questo è un grosso rischio che noi corriamo. Diciamo, ma sono così vicino. Puoi essere vicino ma non incontrarlo mai. Vi racconto un episodio. Don Luigi ieri sera ha smarrito gli occhiali e questa mattina li andava cercando ed è stato per più di mezz'ora, un'ora quasi, mettendo in luce anche a Giuseppe, il dottore. Mi aiutate a trovare gli occhiali? Non c'ho gli occhiali, non c'ho gli occhiali. È venuto da me. Don Benigno, non c'ho gli occhiali, ho perso gli occhiali. Hai visto i miei occhiali? Ma lui non se n'è accorto che i suoi occhiali li tenevo io. Ma li tenevo sugli occhi. Tanto è vero che dopo, parlandoci insieme a Giuseppe, io cercavo di attirare la sua attenzione verso di me, sperando che mi guardava in faccia e si accorgeva che io tenevo i suoi occhiali. Lui mi guardava, ma non li vedeva. Ma non perché non aveva gli occhiali per vederci, perché non prestava attenzione
preso dalla sua preoccupazione di ritrovare gli occhiali, non si è accorto nemmeno che gli occhiali suoi li tenevo io sul naso. Tanto che Giuseppe a un certo punto gli dice: senti, ma quando si parla con le persone le si guardano in faccia. Allora Luigi m'ha guardato e non se ne è accorto subito, dopo un po'. Oh. Allora vedete, vedete cosa può succedere. Diventa così una poltiglia. Domani quella poltiglia andrà frullata. Dopodiché utilizzeremo, guardate un po', cosa sono questi? Questo è il telaio e questo è il corpo del telaio. Allora qui con questo noi lo immergiamo nell'acqua, a galla rimane la poltiglia. Ci metteremo una cartolina trasparente, mettiamo il corpo e andiamo a pressare. Dopodiché toglieremo questo, andiamo a togliere il foglio di carta e lo metteremo ad asciugare. Bravo. Ritmo? Più forte, non mi sento. Quando suona il tuo fischietto, tutti scattano sotto aspetto. Viva Dove Vito, Vito. Dove Vito, il foglio. Quando ha sonno e vuol mangiare, mai nessuno lo può fermare. Viva Don Luigi, viva Don
mai fare, c'è De Gregorio a fotografare. Viva, viva Antonio, viva Di Cantonio. Devo! Se dopo un pranzo vuoi una pesca, tranquillo che passa Francesca. Viva, viva Checca, Checca. Yeah.